un ritiro, un allontanamento e infinite litigate continuano anche gli episodi di furto all'Isola dei Famosi 2024. I concorrenti sono solamente all'inizio dell'avventura televisiva eppure sono già affamati e nervosi. Al furto di gruppo avrebbe partecipato anche un naufrago modello e insospettabile. Ha mangiato tutto punto avrebbero rubato del cibo che sarebbe spettato alla produzione dell'Isola dei Famosi 2024. L'omertà per il momento ha protetto i concorrenti, da loro ancora non sarebbe trapelato niente di utile per scoprire chi è stato a capo del misfatto. Ma l'ultimo aggiornamento vedrebbe tra i, forse, ladri uno dei più d'esempio. Isola dei Famosi, la scoperta sul furto, spuntano i nomi. Chi ha mangiato il riso può ammetterlo adesso. Questo non è un processo, non è nulla di così grave, ma avete l'ultima chance di dire tutto, accettare le vostre colpe, o altrimenti ci sarà una penalità per tutti, ha spiegato ieri durante la diretta Vladimir Luxuria. La stessa tattica che usano nelle scuole. E proprio come fanno dopo le classi colte in flagrante, i concorrenti chiamati in causa non hanno fatto volare una mosca. Matilde Brandi, a quel punto, si è messa a piangere e Joe Bastiani ci ha abbassato lo sguardo. Avevamo fame, abbiamo mangiato quello che ci è stato dato, io sfido chiunque a dire no in una situazione così. Ci sono altri che hanno mangiato e adesso stanno zitti. E uno di loro è davvero insospettabile, nessuno può immaginarlo, ha finalmente ammesso Cady Gaye e con lei anche Pietro Fanelli. Da lì, poi è cominciata l'indagine degli utenti di, Bacio, Joe al 100%, quando Cady ha parlato di insospettabile, Joe ha abbassato la testa, è lui, perché avevate dubbi? C'entra lo chef, che codardo che è, commentano molti di loro. A me il ladro ha detto che chi è stato a mangiare oltre a me sono Alvina e Arthur, per questo io ho fatto il tuo nome, Arthur, perché mi è stato detto dal ladro, ha però aggiunto il modello poeta. E vedremo i fatti, se ho ragione o però mi fate un applauso, ha aggiunto. Non è vero io ve lo giuro, prima di dare la colpa assicuratevi che sia vero. Io quel cibo non l'ho visto. Non me l'ha chiesto nessuno e io non l'ho mangiato assolutamente, si è immediatamente difeso da Inese. Anche lui, bisogna dire, ultimamente è sempre tra le dinamiche e i litigi più chiacchierati dell'Isola dei Famosi 2024. Alvina ha preferito continuare a tacere.